questo film partono delle astronavi contenenti i principi della vita stessa. Si ferma perché, figurati se non si ferma. No, da capo non mi fa. Non c'entra niente la signora Lombardo, e queste sono gerenti di percorso legati ad una razza diversa che ci sta buttando il piccio, no? Rispetto a questa razza che è stata decisa. Sul picciatore, non lo pensate, cioè che sta chiedendo picciatori seri. La razza di picciatore, non è incarnata così. Non è Windows. Ve lo chiedo questo esercizio di pazienza, perché è una poesia, se saltiamo questa cosa. No, chiudete la luce, così se qualcuno vuole dormire ne può. Forme di possibile evoluzione fisica che sono le creature,
ma all'interno di questa creazione, proprio per la presenza del libero arbitrio, è potuto succedere di tutto, no? Avanti. E quindi possiamo affrontare l'argomento analizzando e citando alcuni brani delle Sacre Scritture. Questo è un dipinto, vai avanti per piacere, Madonna con San Giovannino di Jacopo il Sellario, a metà del IV secolo. Se voi vedete dietro la Madonna, il pittore non so perché, ma ha deciso di mettere questa chicca di questa nave spaziale, di questa astronave. Siamo nel IV secolo, il quadro, per chi non l'ha visto, è recepibile visivamente a Firenze, nel museo di Palazzo Vecchio. Avanti. Come dicevo prima, dobbiamo muoverci veramente con i piedi di piombo, perché rischiamo poi di urtare la sensibilità religiosa di molti. E per chi conosce Zecharia Sitchin, il grande sumerologo, che poi ha un po' fatto da padre a questa storia che andremo a raccontare, sa che è proprio una delle case editrici di punta del cattolicesimo nostrano, la PM, guarda caso, ha pubblicato i suoi libri. E quindi, come ricercatori, noi abbiamo il dovere di muoverci in ogni direzione, avventurandoci, semmai, anche, casomai, anche in campi cosiddetti minati. Avanti. D'altronde, non solo nella Bibbia il tema del mito classico dell'unione fra dei e uomini è presente, ma si riscontra un po' anche nei Veda, nelle tavolette sumeriche, in tutto ciò che rappresenta la storia dell'interazione tra dei e uomini di questo pianeta, proveniente un po' dai secoli dei secoli avanti. Nella mitologia greco-romana la teogonia, appunto l'unione fisica tra dei e uomini, era un aspetto diffuso e dominante. I miti comunque hanno sempre un fondo di concretezza e di verità, e questo è in ogni cultura. Avanti. Noi abbiamo la possibilità di scendere all'interno della letture, quindi della traduzione dei vari testi sacri, avendo a disposizione più strumenti per capirne il significato. Possiamo così usufruire della traduzione cosiddetta allegorica, possiamo entrare nel mondo dei simboli, possiamo arzigogolare in mille modi all'interno di qualsiasi tipo di esoterismo interpretativo, però se noi rimaniamo con i piedi ben piantati per terra e ci affidiamo solo ad una traduzione fondamentale o fondamentalista, cioè quella strettamente letterale, vengono fuori cose assai simpatiche e destruenti in ordine a ciò che abbiamo preso fino ad oggi. Avanti. I Veda rappresentano i testi sacri più antichi che sono giunti fino a noi. E guardate, la scienza ufficiale, lo scientismo dice che quel pianeta non è abitabile perché ci sono 5.475 milioni di gradi in superficie, quell'altro non è abitabile perché sono la stessa cosa sotto zero, quindi lì rischieremo di fondere, dall'altra parte diventeremo dei pezzi di ghiaccio. Ma questo, voglio dire, nessuno di noi lo ha toccato con mano, nessuno di noi c'è stato, nessuno di noi ha contezza della realtà di queste cose. Però li vede già, hanno fatto circa 5.000 anni fa, hanno fatto già piazza pulita di tutte queste arzigogolie, e dice vabbè, comunque sia, ogni atmosfera ha i suoi abitanti, quindi voglio dire, ciò che non è possibile comprendere per quelli che restano ferocemente adesi alla nostra biologia, è
possibile invece che avvenga perché ci possono essere forme di vita che resistono a temperature altissime, a temperature bassissime. E già, vedete, ci sono segnali che 2000 anni avanti Cristo, all'interno della civiltà indiana e all'interno dei loro testi sacri, si trovava e si trova la presenza di oggetti volanti non identificati, così come oggi li definiremo noi, ma loro che chiamavano Vimana, Vimana, avanti, e si muovevano sia sulla terra che nell'acqua. E questo antico manoscritto non solo riporta in dettaglio la costruzione e le caratteristiche di volo di questi Vimana, ma addirittura li differenzia in quattro diversi modelli a seconda della loro funzione. Non solo, ma fornisce pure istruzioni sull'equipaggiamento, sulla dieta che i piloti devono seguire, eccetera, eccetera. E le ultime quattro righe dimostrano un po' gli aspetti tecnologici che questi oggetti volanti possedevano: invisibilità, modifica dell'aspetto, velocità ipersonica, radar, apparati di rilevamento, concentrazione della luce solare su vaste zone, oscurità temporanea, vari tipi di tipologie di api, tutto ciò che l'ufologia moderna ha posto in essere in relazione a questi fenomeni celesti che osserviamo oggi. Avanti, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole, anzi d'antico, come diceva il poeta. Questa è una capsula nostra degli anni Ottanta e quello è il Vimana di 3.000, 2.000, 1.500 anni fa. Vedete come sono simili? Avanti. E quindi, se rimaniamo all'interno di una rilettura e quindi di un'ermeneutica, di una tradizione fondamentalista del testo, vediamo che l'Antico Testamento racconta tutta un'altra storia. Avanti. Molti studiosi affermano che gli scritti vetero-testamentari, per farci capire quella parte della Bibbia che si chiama Antico Testamento, stiamo parlando solo di quello, ragazzi, dell'Antico Testamento, derivano in parte non indifferente da racconti prodotti da altri popoli come i Sumeri. Ma dove e quando la Bibbia parla di questi esseri materiali venuti da altri mondi? Avanti. Quando li identifica con il loro nome ebraico, Anakiti. Loro sono universalmente conosciuti con il nome di Anunnaki o Anunnaki, dipende dalle varie correnti di pensiero e dalla capacità di studio dei ricercatori. Anunnaki o Anunnaki è un termine sumerico col quale si indicavano coloro che dal cielo sono scesi sulla terra. Quindi Anunnaki significa letteralmente coloro che dal cielo sono scesi sulla terra. Avanti. Se ci facciamo caso, i testi della Bibbia, del Vecchio Testamento, narrano di vicende assai vicine a quei periodi della storia in cui gli uomini camminavano ancora con gli dèi, gli Anakim, Elohim appunto. Elohim è plurale, non è singolare. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Elohim in ebraico è plurale, non è singolare. Avanti, aspetta. E quindi con loro parlavano, mangiavano, stipulavano accordi, li servivano.